questo forum ha un compito, un obiettivo, cioè quello di ipotizzare uno scenario di medio-lungo termine di rafforzamento del territorio aquilano. Quindi sono cose ambiziose, sono cose difficili, sono cose complesse che richiedono inevitabilmente, appunto perché complesse e difficili, un tempo lungo. Però chi non investe nel medio-lungo termine è destinato a decadere. Questo è stato un errore dell'Abruzzo e un errore anche della comunità aquilana, che negli anni, vedete, anche prima del terremoto aveva una sorta di decadenza perché non si era investito sul medio-lungo termine. Quindi sono tutte cose molto importanti, sono strategie, sono momenti di confronto che però si fanno, perché altrimenti poi se lo si fa e non ci si confronta si dice che vengono calate dall'alto. Quindi è uno staff di primissimo piano, quello dell'OCSE, che ci consentirà appunto di avere quel rafforzamento anche delle nostre competenze per poter elaborare una strategia. Quindi è molto importante, direi. Io il Gran Sasso Institute lo rivendico con forza e non capisco perché ancora non viene compreso. È una straordinaria opportunità che starà negli anni all'Aquila e sarà ruolo, rango per tutto l'Abruzzo, perché è una scuola di altissima specializzazione, dottorati internazionali, che avrà il compito di agire su tre gambe, cioè quella che è la fisica, quella che è la matematica e l'informatica, che sono scienze di base, diciamo che sono quelle su cui il nostro paese è piuttosto debole, l'Italia è debole, e su una questione invece che per me è stata ritenuta essenziale, quindi l'ho voluta inserire con tutte le mie forze, ma anche come Gran Sasso Institute, che riguarderà la gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale, dove le nostre aziende, il nostro sistema economico potrà giovarsene certamente. Tenga conto che questo è finanziato con fondi regionali e con fondi del commissario della ricostruzione, quindi sono particolarmente fiero di questo. Se tra 4 anni dovesse superare l'esame della valutazione che l'ANVUR attuerà, diventerà invece proprio definitivo e finanziato dallo Stato. Però per 4 anni sarà finanziata questo centro di eccellenza, che avrà poi relazioni con la London School of Economics, con il Massachusetts Institute of Technology, con la SIS di Trieste, con la Normale di Pisa, perché questi saranno diciamo i soggetti che poi faranno parte di questo consorzio, ma naturalmente il soggetto attivatore è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quindi sono finanziati con fondi della regione e con fondi del commissario per la ricostruzione. Quindi io spero di aver fatto una cosa importante. Questa era una cosa che era emersa già con l'Aquila Day dell'OCSE. Lei si ricorda, l'OCSE non è che hanno cominciato a lavorare oggi. L'OCSE, a me chiamò Tremonti per coinvolgere l'OCSE all'epoca, quando Barca era ancora un funzionario, un dirigente del Ministero dell'Economia. Da allora, mi ricordo l'Aquila Day del luglio di 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, credo, proprio emerse questa ipotesi del Gran Sasso Institute, ed è il primo, diciamo, tassello che portiamo a termine.